domanda. Lo sai che non nascerà mai più una Cristina D'Avena? Può essere che non nascerà più. Io sono felice di essere qua, spero di esserci ancora per altri 1000 anni con i puffi e le puffette e tutti i gargamella del mondo. Ma scherzo, cioè nel senso che cantando da tanti anni, se non ce l'hanno fatta un motivo ci sarà, insomma vuol dire che il pubblico ama me e la mia voce. L'ultima volta che ci siamo visti mi avevi detto che il tuo unico rammarico era stato non poter avere figli. Purtroppo ci penso perché sai, io ho iniziato da ragazzina e ho fatto tantissime cose, quindi sai, ho lavorato giorno e notte quasi, perché facevamo i telefilm che dovevano andare in onda e le canzoni la notte per andare in onda il giorno dopo, per poi fare, insomma, devo dire che sono stati anni belli, meravigliosi, ma impegnativi. E quindi poi tu ti fai prendere da questa cosa e pensi di avere tanto tempo davanti, cosa che invece purtroppo quando poi vai a stringere non è così. Quindi io ti dico la verità, in questo momento ci penso, ma poi insomma vado avanti, non so cosa potrà succedere fra qualche anno, non te lo so dire, però è vero, ci penso, sicuramente avrei avuto 3 figli, però non so se avrei fatto anche la cantante, perché io poi sono una persona molto possessiva, gelosa, quindi avrei dovuto seguire personalmente i miei bambini, non l'avrei lasciata tate e tatine, insomma, quindi sarebbe stato un problema, chissà, forse non li ho avuti per questo, perché mi sono persa, sarebbe stato troppo impegnativo per me, perché comunque avrei dovuto fare una scelta e quindi ho fatto andare avanti il tempo. Ora, chissà, te lo dico fra un po'. Chi apprezzi a livello canoro? Ma io apprezzo tutti coloro che hanno voglia di dire qualcosa, no? Cioè, io sono un artista che è sempre alla ricerca di sonorità nuove, cerco di stare al passo con i tempi, guardo tutto, i vari talent, perché io credo che anche i ragazzi di oggi, no? In maniera diversa, però hanno l'esigenza di esprimere, di esprimersi, di dare qualcosa, no? E quindi non bisogna giudicarli, ma ascoltarli. Quindi io faccio così, ascolto tutta la musica che esce, la più bizzarra possibile, e poi mi faccio un po' un'idea. Però devo dire che di talenti ce ne sono tantissimi e anche i talent aiutano tantissimo i giovani. Una volta non c'erano i talent, quindi devo dire la verità, adesso con i talent molti giovani riescono ad avere la strada un po' più facilitata, insomma. Grazie, questa è una coreografia un po' così, ma adesso quando inizierò Striscia voi mi vedrete dietro, ballerò, farò delle piruette, farò delle cose pazzesche. E vi ringrazio perché so che seguirete Striscia soprattutto per i miei balletti.